Allora, bambini, dopo aver letto il libro Il Bruchma e Sazio, sapete che facciamo un laboratorio. Il laboratorio di oggi è creare il nostro piccolo bruco. Allora, per farlo dobbiamo trovare dei fogli da delle riviste che avete sicuramente in casa. Guardate, prenderlo e ritagliarli tutti in una forma ovale. Alcuni più grandi e altri più piccoli. Quando lo avete fatto, guardate, io ne ho già fatti alcuni, si inizia a sistemarli dal più piccolo, andando poi avanti fino al più grande e poi calando di nuovo. L'ultimo, che sarà la testa del nostro piccolo bruco Masazio, deve essere un ovale rosso che andiamo a incollare nell'ultima parte. Allora, sopra l'ovale rosso dobbiamo mettere gli occhi del nostro bruco Maesazio, due piccoli rotondi di un colore arancione, sempre dalle riviste, mi raccomando, si possono trovare questi pezzettini. Quindi si vanno ad incollare così e sopra ci mettiamo altri due rotondi ancora più piccoli. Sempre presi appunto da un giornale, guardate, e si collano sopra ai rotondi più grandi. Questi sono gli occhi del nostro bruco Maisazio. Poi gli mettiamo le antenne, che sono due piccoli pezzettini di carta allungati, sembrano due petali. Li attacchiamo qua su, uno e due, e poi gli facciamo anche la bocca al nostro piccolo bruco, che è un semplice triangolino. Ecco qua. Ecco il nostro bruco. Poi, naturalmente, guardate, siamo arrivati a questo punto. Naturalmente al bruco mancano. Intanto mancano i piedi e glieli facciamo. Gliene facciamo un po'. Bene. Poi, quando abbiamo fatto i nostri piedini, avete visto che ha tutte della specie di aghetti, e quindi glieli facciamo anche noi. Io li faccio marroni ed anche un pochino verde. Guardate, quando siamo a questo punto, il bruco Masazio va ritagliato. Ora io non lo ritaglio tutto perché, guardate, io ne ho già preparato un altro. Guardate qua, questo è il nostro piccolo bruco Masazio. Alla prossima, bambini!